Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio dagli studi di Teleeuropa Network, ben ritrovati con Calcio e Mercato. Oggi è una giornata abbastanza particolare, parleremo di mercato ma parleremo anche delle vicende che riguardano il Crotone, il Tribunale federale, insomma parleremo di tutto quello che ci sta intorno al calcio, lo faremo insieme agli ospiti. Vado a presentare innanzitutto il mio compagno di viaggio, Attilio Malena, direttore di calcioreport.it. Buon pomeriggio Attilio. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti, giornata molto calda non solo in termini di calcio mercato, approfondiremo molte dinamiche. Buonasera chiaramente anche a chi ci seguirà in replica. Buon pomeriggio a Franco Segreto del Corriere dello Sport. Ciao Franco Anna, Segreto. Buon pomeriggio, ci ritroviamo dopo un po' di tempo. Di casa qui sì, a Sì, sì, grazie, grazie. E buon pomeriggio anche ad Alessandro Artuso di 8.30.it. Buon pomeriggio. Salve, grazie per l'invito. Allora, innanzitutto c'è questa notizia, vabbè, Attilio, partiamo dal calciomercato, poi sì, entriamo proprio nella vicenda. Diciamo che ci troviamo un dente quest'oggi, sì, perché ci sono tante dinamiche da sviscerare, partendo comunque sempre dal Crotone. Una non notizia, ne avevamo parlato ampiamente, ieri ha firmato il difensore Riccardo Marchizza, che arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Sassuolo. Il Cosenza che è sempre sul difensore di cui abbiamo sviscerato il nome ieri, ovvero Jonathan Vila, calciatore che è stato proposto anche a Spezia e Benevento, il Cosenza lo sta valutando. Abbiamo riscontrato diverse conferme sul nome di Gennaro Acampora come eventuale rinforzo per il centrocampo, un profilo che piacerebbe da anni al responsabile mercato del Cosenza Stefano Trinchera, così come ci sono delle conferme in corso per il Diavolo Granoce, da tenere sempre in stretta considerazione anche il nome di Nenè per l'attacco. La Regina ha ufficializzato un altro affare di cui vi avevamo parlato ieri, ovvero l'arrivo di Redolfi per la difesa e valuta Peterman per il centrocampo. Un capitolo a parte merita il Catanzaro, lo approfondiremo. Abbiamo lanciato da calciomercatoreport.it un'indiscrezione secondo quale ci sarebbero delle frizioni tra il direttore sportivo Pasquale Lo Giudice e il presidente Floriano Noto. Siamo pronti a rettificare, perché da verifiche più approfondite la situazione sembrerebbe non esserci alcun tipo di problema, quindi in questo senso il Catanzaro continua a lavorare con unità di intenti, con un rapporto che a quanto pare sembrerebbe serenissimo tra il direttore sportivo Pasquale Lo Giudice e il presidente Floriano Noto. E infine la Vibonese insiste per Ripa, un obiettivo della Regina per l'attacco. La Vibonese lo ha messo in cima alla lista per rinforzare il reparto offensivo, ed è in arrivo, come abbiamo detto anche ieri, l'esterno prezioso dal Napoli. Fin qui il calciomercato, lo dicevamo, ne approfondiremo anche dopo gli ulteriori sviluppi. Intanto la notizia di questa mattina, dove il Tribunale Nazionale della Federcalcio ha dichiarato l'improcedibilità nei confronti del Chievo per la vicenda delle plusvalenze fittizie e per un vizio di forma. Gli atti sono stati restituiti alla Procura federale. Prima di entrare proprio nella discussione andiamo ad ascoltare uno degli avvocati del Crotone, è proprio Elio Manica, che ai nostri microfoni ci spiega com'è andata la questione. Il primo risultato è sicuramente che il Crotone per adesso rimane in Serie B. Adesso vedremo, valuteremo insieme all'avvocato Pittelli e al presidente Vrenna quali sono le strategie da adottare per impugnare questo provvedimento. Faccio una premessa. Noi ieri abbiamo chiesto al procuratore, siccome già da qualche giorno si vociferava di questa improcedibilità, ieri abbiamo scritto formalmente al procuratore di riaprire immediatamente le indagini sul Chievo Verona, quindi convocare immediatamente Campedelli e fissare una nuova udienza davanti al Tribunale federale, perché fermo resta, adesso la Procura deve decidere cosa vuole fare, se vuole impugnare questa decisione del Tribunale federale oppure lasciar perdere l'appello e ricominciare di nuovo tutta la procedura inquisitoria, chiamiamola così. Quindi adesso attendiamo le decisioni della Procura. Consideriamo che l'appello va preannunciato entro le ore 12 di domani. Quindi entro le ore 12 di domani va presentato un preannuncio d'appello con la richiesta di documenti e poi integreranno questo preannuncio di appello con il deposito dei motivi. Però ripeto, c'è il problema dei tempi. I tempi siamo molto stretti perché
la colpevolezza del Chievo nelle carte, nel senso è stato condannato il Cesena, anche se con una decisione assurda, perché praticamente il Cesena non pagherà nulla, la società è fallita, non iscritta al campionato. I 15 punti dati al Cesena da scontarsi nel prossimo campionato sono il paradosso di tutta questa storia. Comunque adesso vedremo, consideriamo che, ripeto, per il procedimento si deve istruire e concludere con una nuova sentenza del Tribunale federale entro 90 giorni dal 25 di giugno. Quindi se dovesse essere superato questo termine, il Chievo la farebbe franca a prescindere, cioè non sarebbe nemmeno condannato ai 15 punti di penalità. Allora, Franco Segreto, proprio queste le notizie dell'ultima ora, le parole dell'avvocato, il Crotone insomma dice bisogna affrettare i tempi perché qui si deve dare conto non solo a una società di calcio ma a un'intera città che spera ovviamente nel ripescaggio in Serie A. Sì, un ripescaggio che forse si allontana a questo punto. Sì, è un'intera città, un'intera regione come la Calabria, perché il Crotone ci sperava in maniera, voglio dire, insomma, tranquilla e assoluta. Qui però bisogna mettere un po', come dire, i puntini sulle i, nel senso che c'è un discorso che riguarda la Procura federale. Campedelli ha dimostrato attraverso i suoi avvocati, quindi il presidente del Chievo, che doveva essere ascoltato nei termini stabiliti 10-20 giorni, non è stato così, per cui praticamente la Procura federale non ha invitato poi ad ascoltare e Campedelli, e quindi c'è stato un vizio di forma. Questo vizio di forma poi ha portato a quello che è successo questa mattina, all'improcedibilità, caro Attilio, perché in effetti, come insomma, se io chiedo di essere ascoltato e tu e fai orecchie da mercante, beh, a quel punto dici vabbè, volevo dare le mie spiegazioni, le plusvalenze eccetera, poi attraverso i suoi legali Campedelli, attraverso anche il magnifico rettore della Bocconi di Milano, insomma, ha fatto, come dire, delle memorie importantissime. Poi la somma di cui parlava la Procura federale non era sicuramente la somma che in effetti era stata messa agli atti, e da lì, per questo vizio di forma, è un peccato, perché se fosse stato ascoltato Campedelli il discorso poteva essere sicuramente ben diverso e quasi certamente a favore del Crotone. Parlavamo dei 15 punti del Cesena, ma diceva benissimo l'avvocato del Crotone: il Cesena è fallito, partirà con una nuova società, e il sindaco, ci siamo capitati anche a Cosenza, che decide poi gli imprenditori sui quali naturalmente puntare, partiranno dalla Serie D e poi quasi certamente i 15 punti, non lo so se con la nuova società potrebbero questi 15 punti magari essere assorbiti dalla nuova società. Pensa secondo te il fatto che si tratta di una società del sud e non di una società del nord? Cioè, ci sono ancora queste discrepanze? Non penso proprio, anche perché per esempio per il Foggia, ne parlavamo prima a telecamere spente, per il Foggia ci sono stati dei patteggiamenti, doveva essere escluso dal campionato, addirittura retrocesso, poi sono arrivati i 15 punti di penalizzazione, addirittura ridotto ad 8, De Zerbi 3 mesi, adesso praticamente De Zerbi è stato liberato, sì, tra virgolette, da tutte queste ammende, e allora a quel punto è la Procura federale che da poco dirà al Foggia: scusate, abbiamo sbagliato tutto. La giustizia sportiva, la giustizia sportiva italiana non funziona. Questo è un dato di fatto. Partiamo da questo presupposto. Siamo a 12 anni di distanza, ci troviamo nel 2018 e stiamo ancora dibattendo sulla veridicità dell'inchiesta Calciopoli. È vero. Sono passati 12 anni e ancora non c'è una verità lampante. Io credo che la vicenda che ha riguardato il Crotone, la vicenda che ha riguardato il Chievo e il Cesena sulle plusvalenze fittizie, sia semplicemente l'ennesima collezione di scempi per la giustizia sportiva. E non è finita qui, Caratti. Non è finita qui perché non so se slitteranno quasi certamente i campionati, i calendari praticamente della Serie C, quelle della Serie B in un primo tempo a Cosenza il 31, sembra che adesso siano stati spostati nei primi, sì, di agosto, non so come e perché. Poi c'è l'Entella che fa ricorso, la Virtus Entella, e poi c'è anche la Pro Vercelli. Insomma, c'è un caos in questo momento incredibile, ma in tutte le categorie, a partire dalla Serie A, continuare con la Serie B e a finire naturalmente anche nelle categorie inferiori, compresa la Lega Pro, perché le fide di Ossione hanno messo in dubbio quella del Rende, quella della Regina, certo. Adesso l'Avellino che è subiudice, sì, ha mandato l'avvocato Chiaccio che difende l'Avellino praticamente in Romania, un suo emissario, si discuterà, sì, anche di questo. Sarà un'estate caldissima, molto più calda degli anni precedenti. No, ma poi il Cesena ha patteggiato, quindi giuridicamente ha ammesso di ma ha patteggiato anche il Foggia, sì, 6-7 giocatori tra i quali anche, voglio dire, sì, qualche giocatore, sì, importante, sì, sì. Hanno patteggiato quindi già quando uno patteggia significa che comunque il Cesena, attenzione, ha commesso, ammette di aver patteggiato, quindi giuridicamente colpevole ed è stato penalizzato. Quindi non credo che il Cesena
come dire, facesse queste plusvalenze e fittisse da solo, così come il Catania non comprava le partite da solo. Premettendo questo, parla dei famosi treni. I famosi treni del gol, che sono rimasti in stazione, tra virgolette. Il Chievo, il fatto dice che il Chievo è rimasto in Serie A per un cavillo burocratico. Come può un procuratore federale come Pecoraro non essere messo in discussione dopo una collezione di scempi e di fallimenti totali in cui stiamo vedendo e stanno accadendo da diversi anni? Quindi io credo che, siccome siamo in Italia, tutto questo passerà nuovamente sotto silenzio, la situazione verrà, la polvere verrà messa nuovamente sotto il tappeto, ma ripeto, è giusto che venga fatta luce, è giusto che il Crotone non si arrenda, perché se il Chievo, se le carte potessero realmente parlare, ci sono queste plusvalenze fittizie. E se effettivamente, come sembra, ci siano queste plusvalenze fittizie, come no? Chi realmente colpevole deve pagare. Il Cesena pagherà, è fallito, verranno scontati questi 15 punti in Serie D, da dove ripartirà. Tra l'altro il Cesena ha scelto Alfio Pelliccioni come suo nuovo direttore sportivo, ma chi ha realmente commesso il fatto deve pagare, perché ripeto, in un'indagine, come è stato accertato grazie ad un'inchiesta giornalistica, perché tutta questa indagine è nata da un'inchiesta giornalistica di calciomercato.com del giornalista Pippo Russo, sì. Tutto questo, ripeto, il Cesena ha patteggiato, quindi ha ammesso obiettivamente di essere colpevole. Il Chievo è rimasto in Serie A, rimane in Serie A senza alcuna penalizzazione per improcedibilità, non perché sia stato ritenuto non colpevole. Attenzione, c'è questo distinguo assolutamente. Però io volevo sottolineare una cosa, Anna, scusami, ti rubo 30 secondi, perché volevo sottolineare quello che ha detto in effetti l'avvocato Manica, che insieme all'avvocato Pittelli difende il Crotone Calcio. Allora, il problema è questo, che se dovessero agire immediatamente d'urgenza occorrono 90 giorni, quindi anche poi la Procura Federale, Caratillo, il secondo grado di giudizio, eccetera, dovranno sentire campanelle, nel frattempo dovranno essere stilati i calendari e siamo praticamente a fine luglio, fine agosto, fine settembre, arriveremo fino a top. I tempi si dilatano, ecco, è un discorso che praticamente che, come dire, andrà alle calende greche, quindi per quanto mi riguarda, purtroppo per il Crotone, mi dispiace dirlo, ma ci sono pochissime possibilità. A proposito di calende greche, con i tempi che si dilatano, Alessandro, insomma, si parla di slittamento ovviamente dei calendari, speriamo non slitti l'inizio dei campionati, perché già sono 22 le squadre in Serie B, quindi già il campionato è lungo di suo. In più, questa sentenza, questa insomma decisione, può creare una sorta di precedente anche nei confronti delle altre squadre, che magari potrebbero comportarsi come hanno fatto, anche se solitamente sono squadre pulite, in regola con le varie cose, insomma potrebbero comportarsi così, dici, tanto sono soltanto 5 i punti di penalizzazione. Assolutamente sì, ed è proprio per questo che il problema va risolto con una tempistica abbastanza tempestiva. C'è da dire comunque che il Crotone trova dal proprio canto una situazione completamente compromessa, perché alla fine, essendo retrocesso, si trova in questa situazione. Se si fosse salvato, in realtà non si sarebbe trovato in questa vicenda. C'è da dire però comunque che il Chievo dal proprio canto ha fatto valere questa sorta di cavillo burocratico, vizio di forma, lo hanno definito così, che alla fine ha prevalso. E per quanto riguarda il calendario, è possibile uno slittamento dello stesso, però al momento informazioni specifiche hanno dato come data il 2 agosto, però c'è la possibilità che quest'ultimo venga ulteriormente slittato. Sì, infatti si parla anche di calendari di C, addirittura parlava di 7 agosto. Noi potremmo cominciare anche a raccontare, a giocare a Natale. A Natale, sì. Però il problema è che l'anno prossimo, o sarà fra due anni, ricapiterà un nuovo problema. E come finirà? Sì, tutto. Con un nulla di fatto. Ripeto, siamo nel paese in cui i colpevoli non pagano mai, sì. Restando in ambito calcistico. Ma ripeto, ci sono due certezze, sarò ripetitivo, che escono fuori da questa vicenda. Che la giustizia sportiva italiana non è pronta ad affrontare determinate situazioni, e se non è pronta nuovamente ad affrontare, speriamo di no, un nuovo scandalo, devono essere presi dei provvedimenti. Quindi è giusto, secondo il mio modestissimo punto di vista, che il procuratore federale Pecoraro venga messo in discussione, ma mi sembra sotto gli occhi di tutti.
Certo, e parlando invece di calcio mercato, il Crotone, Alessandro, si sta muovendo, stava muovendo almeno al momento, insomma, con i piedi di piombo, proprio perché aspettava questo verdetto, se c'era la possibilità di un ripescaggio in Serie A, però insomma l'ossatura è rimasta quella. Ha scelto Stroppa come allenatore, anche perché insomma, se dovesse rimanere in Serie B, punta a risalire nell'immediatezza nel campionato di Serie A. C'è un problema però, perché è un discorso fare una squadra che deve necessariamente salvarsi in Serie A, un discorso è fare una squadra che invece debba salire in categoria superiore, sì. Quindi partire dalla cadetteria per poi fare il salto. E di tutto questo anche i tifosi oppure gli appassionati di calcio ne risentono, e non poco, vista comunque la situazione che non è delle più rose. E per quanto riguarda il Crotone la vedo abbastanza difficile. È compromessa la situazione, anche perché comunque da un giorno all'altro era uscita la notizia che il Crotone potesse ambire a ritornare in Serie A, mentre adesso la situazione sembra totalmente stravolta, sì. E capovolta. Ma era quello, che voleva Campedelli, perché adesso ripartiranno 90 giorni e da questo punto di vista i 90 giorni significano praticamente che i campionati partiranno, e partiranno con Chievo Verona in Serie A. Ma potrebbe avere un contraccolpo psicologico, nel senso che comunque è una squadra che deve lottare per i primi posti. Ma guarda, così come c'è il Crotone, è una squadra che lotterà per i primi posti, Anna. Voglio dire, è chiaro che la dirigenza in special modo credeva tantissimo ad un possibile ritorno, esattamente rientro in Serie A, però hanno preso un allenatore Stroppa, che viene poi dalla scuola di Sacchi, dalla scuola di Zeman, che è preparatissimo, è un allenatore che farà secondo me bene, è un allenatore che comunque gli era stata affidata una squadra di B per tentare il salto in Serie A, quindi la maggior parte dei giocatori questo lo sapevano. È chiaro che dal punto di vista psicologico si smaltirà in termini di 3, 4, 5 giorni, una settimana. Attilio, parlando di calciomercato... Sì, ci sono delle priorità, lo dicevamo ieri, anticipando chiaramente la tua domanda, che è quella chiaramente della difesa. La difesa in cui, a meno di clamorosi colpi di scena, tornerà Ieti, in qualunque categoria. Lui ha dato il placet ad un possibile ritorno al Crotone, si svincolerà dal Torino. Per quanto riguarda Simic, lo dicevamo ieri, è stata raggiunta un'intesa con la vecchia società, capitanata dal vecchio direttore sportivo Mirabelli, ma non penso ci siano particolari problemi, perché il Crotone ha l'accordo totale anche con il calciatore, e si cerca in questo momento un difensore mancino d'esperienza che possa completare il pacchetto difensivo dopo l'arrivo di Marchizza. La volontà è quella di trattenere, a meno di offerte indecenti, anche quasi tutti i gioielli. È chiaro che ci sono delle richieste, abbiamo parlato della richiesta di informazioni per Martella, per Barberis, anche per lo stesso Stojan, un'offerta proveniente dall'estero per una squadra che voleva che giocherà i preliminari di Champions League, ma in questo momento il Crotone ha blindato Stojan e vuole puntare nuovamente sul calciatore rumeno. Ci sono delle priorità, la prima priorità è sistemare la difesa con Aieti, Sinic, l'arrivo di Marchizza, un nuovo difensore, un esterno probabilmente a sinistra per sostituire Martella qualora arrivasse un esterno. Ripeto, il calciomercato del Crotone è battezzato, ma come sempre ci aspettiamo il coniglio dal cilindro dal direttore sportivo Peppe Orsino, che soprattutto in Serie B, ma così come anche in Serie A, ha dimostrato di essere uno dei migliori operatori del panorama sportivo italiano. Il Crotone, lo diciamo spesso, ha fatto scuola in tutto e per tutto, quindi è giusto che i tifosi, nonostante questa beffa, perché di beffa si tratta, della sentenza che ha visto coinvolto oggi il club pitagorico, parte da una base importante. È chiaro che il campionato di Serie B è un campionato ostico, difficile, lungo, estenuante, ma come diceva giustamente Franco, il Crotone partirà per disputare un campionato importante, questa è una certezza. Capitolo Cosenza, la conferma di Andrea Tiritiello, anche ieri sera, insomma, ulteriori conferme, quella di Anastasio, l'ufficialità di Anastasio e di Palmiero. Luca Palmiero. Insomma, il Cosenza ieri ha giocato anche questa amichevole. Intanto, Attilio, dacci le ultime di mercato del Cosenza, sì, poi entriamo a parlare. La notizia su Tiritiello è quella che ha firmato un contratto triennale, Tiritiello che verrà valutato in ritiro in questi giorni da Piero Braglia, e non è escluso che Tiritiello possa essere ceduto nuovamente in Serie C per disputare una stagione da protagonista, per poi ripresentarsi il prossimo anno dalla porta principale a Cosenza. Ma ripeto, non è stata presa alcuna decisione definitiva su questo calciatore, che è arrivato svincolato dopo il fallimento della Fidelissandria. Successivamente, ripeto, conferme sul profilo di Gennaro Acampora come profilo gradito assolutamente la dirigenza del Cosenza, e soprattutto piace molto anche il Diavolo Granoce. Il Cosenza ha dato una chiave di lettura importante, vuole puntare
Su un giocatore d'esperienza in attacco, ha sondato Nenè, ma le richieste economiche di Nenè sono molto alte, c'è il Padova, c'è lo stesso Carpi, così come le richieste del Diavolo Granocce sono molto alte, quindi il Cosenza a questo punto è pronto a fare un grande sacrificio per accontentare in tutto e per tutto Piero Braglia. Sul nome di Maggiore in questo momento c'è una querelle di mercato. Maggiore da tempo un obiettivo del Chievo Verona, un Chievo Verona che aveva proposto allo Spezia una robusta offerta economica più diverse contropartite tecniche, ma tutto si era bloccato per questa vicenda che ha visto coinvolto il Chievo e di cui stiamo dibattendo oggi. Quindi in questo senso potrebbe ripartire questa trattativa con Maggiore sempre nei radar del Chievo, il Chievo che ha come obiettivo, ha come priorità Nicolas Viola del Benevento per il centrocampo. A proposito dello Spezia, lo dicevi tu, Granocce, Maggiore a Campora, Okere, che insomma è un altro degli obiettivi per i Lupi, ma c'è un nome che arriva diciamo dalla Spagna. Sì, lo abbiamo dato ieri come proposta al Cosenza, difensore classe 86, quindi 32enne, giocatore di piede destro che può giocare anche nel ruolo di mediano, all'occorrenza quindi potrebbe essere anche utile per eventualmente poter sopperire alla mancanza di un'alternativa a Palmiero, visto che il Cosenza dopo il no di Booker, su cui l'abbiamo dato anche ieri, si è inserito fortemente in Lecce, vuole chiudere dopo Petriccione, quindi è chiaro che il Cosenza può cercare un calciatore in quel ruolo. E in questo senso questo profilo potrebbe essere apprezzato proprio per questa polivalenza del calciatore, per l'esperienza, reduce comunque da 27 partite stagionali nella Serie B spagnola e, ripeto, è stato proposto sia a Spezia che a Benevento. 9 reti alla Morrone, andiamo ad sentire, prima di entrare nella discussione Cosenza, anche le parole di mister Braglia, che ha parlato di mercato, ha parlato di rinforzi, andiamo ad ascoltare insieme. Non è che sono 5 giorni che ci alleniamo, la base è quella, le grandi linee dell'anno scorso, e si vedeva nel primo tempo, si vedeva. È chiaro che ci manca roba, ma lo sappiamo, è inutile tutte le volte che parliamo dirlo, aspettiamo con fiducia e poi vediamo. Ragazzi giocano quelli del primo tempo specialmente, dove ce n'era, mi sembra, abbastanza dell'anno scorso. Si vede, insomma, è una cosa che ti dà tranquillità. Se poi inserito in un certo contesto ci viene gente di un certo valore, è chiaro che possiamo dire la nostra e fare il campionato che dobbiamo fare, cioè mantenere la categoria. Questo è poco ma sicuro. Mantenere la categoria, Franco, insomma, Perez ha segnato il primo gol, per lui una tripletta proprio contro la Morrone, però lo scriveva anche oggi sul Quotidiano del Sud il collega Alfredo Nardi, insomma, stadio in grave ritardo e mercato bloccato, urge una forte sterzata, così. Ma guarda, ho letto pure io questo fondo e devo dire la verità che lo ho apprezzato molto, questo è il collega Alfredo Nardi che saluto. E in effetti, insomma, il Cosenza sta stando un po' alla finestra. Oggi è arrivato questo discorso di Tiritiello, ma come diceva il collega Attilio Malena, probabilmente dopo averlo valutato Braglia deciderà casomai se trattenerlo in Serie B, perché la Serie B onestamente è un campionato completamente diverso dalla Lega Pro. Ecco perché io concordo dalla Serie C con Alfredo Nardi, perché ci vuole gente di qualità. Se tu consideri che in questo momento in mezzo a campo il Cosenza ha delle grosse difficoltà e delle lacune, perché trovato purtroppo, da quelle che sono io stamattina, leggevo anche su Gazzetta del Sud, non so i tempi di recupero, addirittura Gazzetta parlava di 6 mesi per il problema praticamente al ginocchio, quindi adesso con la Fiorentina si vedrà il da farsi, perché il ragazzo era arrivato in prestito così come l'anno scorso e quindi era stato rinnovato il prestito e ti manca Bruccini e ha probabilmente un inizio di pubalgia, quindi sta allenando a parte, i tempi diciamo che sono forse un po' lunghetti. A questo punto, tranne Berzotti, Corsi e Dorazio che sono degli esterni, poi è chiaro che il Cosenza ha bisogno di gente di qualità in mezzo al campo, perché la Serie B, come dicevo prima, è un campionato completamente diverso dalla Serie C, quindi hai bisogno di qualità, così come hai bisogno di qualità in attacco c'hai i vari Perez che gli era assegnato, ai Baclet, ai Di Piazza, però poi un conto nelle amichevoli precampionato e un conto averle poi nel corso sia della Coppa Italia che del campionato. Franco, quindi il Cosenza è un cantiere ancora, come dire, insomma, work in progress. Riparliamo fra pochissimo di Cosenza, c'è il tassativo, ci fermiamo per una breve pausa. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque.
disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Riprendiamo con calcio e mercato, stavamo parlando di Cosenza, di anche gravi ritardi per quanto riguarda lo stadio, Alessandro, perché lo stesso Alfredo nel suo fondo parla, insomma, che si avvicinano le date ufficiali, ma ancora c'è moltissimo da fare. Diciamo che ne abbiamo detto diverse volte nelle scorse settimane che la Coppa Italia a questo punto è inutile avere speranze che si possa giocare allo stadio San Vito Marulla, perché diciamo che quasi sicuramente il Cosenza chiederà l'inversione del campo, però siamo a un mese esatto dall'inizio dei campionati, tutto insomma sulla questione che non slitti anche questa data, e quindi a un mese esatto preoccupa un po' questa questione dello stadio. In pratica stiamo facendo una trasmissione, non abbiamo dato una bella notizia. Oggi tutto vabbè, ma oggi tutte queste sono le notizie. Ma dobbiamo parlare tutte della cronaca, sembra la sagra degli orrori. Vabbè. La cronaca degli orrori, oggi è andata così, che dobbiamo fare? Ha ragione Attilio, purtroppo la situazione non è messa bene allo stadio, io ho visto qualche giorno fa il tutto e i lavori sono ancora tanti. Per non parlare poi del manto erboso. Assolutamente. Per non parlare del manto, perché se si dovesse rifare il manto erboso, è chiaro che ci vorranno 15-20 giorni, quindi consideriamo poi che il campionato di calcio inizierà il 24 di agosto. 25 sabato. 25 sabato, esatto. Cosenza quasi certamente la prima la giocherà in trasferta, proprio per questi fatti di cui parlava Alessandro, di cui parlavi tu, insomma. Bisogna, come dire, accelerare per i lavori allo stadio, perché da quello che ho sentito, perché sono stato un po' fuori, e solo gli spogliatoi sono stati messi a punto eccetera, perché ci sono tanti altri lavori da fare, mettere i seggiolini, insomma, e poi rivedere quello che è la sala stampa, la tribuna stampa, insomma, ci sono tante cose da fare. Tante cose da fare. Alessandro, tu stavi dicendo che hai un pochino notato questa... Sì, ho notato. Questo rallentine. Sì, un grosso deficit direi, perché comunque i lavori non sono affatto a buon punto, anzi... E c'è da dire che anche il calciomercato, a mio modesto parere, è un grosso punto interrogativo al momento. Certo, le valutazioni si faranno al termine del calciomercato, però al momento il Cosenza ha bisogno di calciatori di categoria, certo, nella maniera più assoluta, almeno uno per reparto, certo, e a centrocampo direi anche qualcosa in più. E ovviamente serve soprattutto un attaccante, come diceva Attilio, ci sono tanti nomi, ma al momento... Da sondaggio a trattativa ce ne passa, sì, soprattutto per gli ingaggi dei nomi fatti, che non sono di poco conto, e bisognerà comunque valutare il tutto tramite il trio Guarascio, Trinchera e Braglia. E capire insomma cosa succederà. Intanto per prima Franco, che poi per... no, tu parlavi, scusami. Abbiamo visto le immagini della partitella con la Morrone, lo no, no, io volevo dire solamente una cosa. Subito dopo di noi ci sarà questa telecronaca e vedremo proprio l'intero amichevole. Stavi dicendo di... Sì, questa amichevole che ieri si è svolta a San Giovanni in Fiori, il Cosenza ha vinto per 9-0, mi pare, no? Hai detto tu della tripetta di Perez, la pietra di Mendicino, insomma. Hanno giocato un po' tutti, tranne Trovato che è infortunato, vabbè, la prima sgambatura. Braglia ha detto che si aspettava di peggio, la seconda ci sarà il 28, mi pare, contro il Corigliano, e lì sarà un test molto più pregnante, che il Corigliano poi è una squadra costruita quest'anno anche così come l'anno scorso per vincere il campionato, e si potranno vedere all'opera anche questo tiritiello, insomma. Varone, sì, parliamo anche di Varone. Varone che è una mezzala biennale, firmerà biennale, lo abbiamo detto anche ieri in apertura di settimana, lui si è liberato dalla Ternana a parametro zero. Intanto possiamo dare una trattativa quasi definita per quanto concerne il Catanzaro, è un calciatore che era stato già accostato alle Aquile. Il Catanzaro ha preso Eklu, Shakamavuli Eklu, un colpo in canna che sarebbe stato definito in questi minuti. 16:23 per rivedere proprio la prima amichevole ufficiale del Cosenza, subito dopo di noi, e poi alle ore 23 sulla nostra rete torniamo in studio, perché insomma lasciamo il capitolo Serie B, andiamo in Serie C. Attilio, iniziamo proprio dal Catanzaro, perché tu proprio qualche ora fa, possiamo dire così, avevi dato un'indiscrezione, chiamiamola così, proprio sulla questione del Catanzaro. Spiegando brevemente, noi ci siamo permessi di dire che ci sarebbero, condizionale d'obbligo, in questi casi, delle frizioni tra il direttore sportivo Pasquale Lo Giudice e il presidente Floriano Noto.
da accertamenti fatti in questi minuti, in queste ore, da riscontri effettuati, la situazione non sarebbe assolutamente in discussione. Ci sarebbe feeling tra il direttore sportivo e il presidente Floriano Noto e ci sarebbe un'accelerata per quanto concerne gli acquisti di mercato. Il Catanzaro, lo abbiamo sempre detto nelle scorse settimane, credo si stia muovendo nella miglior maniera possibile sul mercato, sta allestendo una formazione importante, abbiamo dato dei nomi come Russotto, abbiamo dato dei nomi come trattativa vicina alla chiusura nonostante l'interesse forte della Viterbese per Corapi, un altro acquisto che secondo me sarebbe molto molto importante, Calderini è sfumato alla Samerettese, il sogno Cacia, un sogno che potrebbe diventare tale, dell'accelerata per Marconi in queste ore, nonostante l'arrivo di Murano, e soprattutto della Kerel Dumbia. In questo momento, secondo quanto ci risulta, il calciatore avrebbe scelto Catanzaro come sua prossima destinazione. Sarebbe anche questo un colpo di levatura, di grande levatura per il Catanzaro, però è chiaro che in questo senso la priorità del calciatore è la Serie B. Non ci sarebbero grandi riscontri, grandi interessi su Dumbia in Serie B, quindi aspettiamo il logico corso delle cose, per cui Dumbia, ribadiamo il concetto, è sempre vicino al Catanzaro, così come Russotto, così come Corapi, così come Marconi, così come Murano, quindi in questo senso il Catanzaro, credo, ripeto, poi il campo darà il suo giudizio definitivo, si stia muovendo nella miglior maniera possibile, ma per tornare all'indiscrezione che abbiamo dato e che abbiamo rettificato puntualmente, secondo quanto appreso e secondo quanto ci risulta in questo momento, che ripeto, il Catanzaro in questo momento darà un impulso al mercato e il rapporto tra Pasquale Lo Giudice, direttore sportivo, e Floriano Noto non sarebbe assolutamente in discussione. In discussione. Floriano Noto, che Franco è stato insomma eletto nel direttivo di Lega Pro. Sì, nel direttivo come consiglio di Lega Pro insieme all'O Monaco, l'O Monaco che è l'amministratore delegato del Catania, non so per quanto tempo, perché mi riferisco all'O Monaco, perché se dovesse essere poi ripescato il Catania, che diciamo figura nelle prime posizioni, quindi in cadetteria in Serie B, a quel punto dovrebbe poi dimettersi. E niente, dopo un anno, voglio dire, di gestione, essere poi eletto nel consiglio di Lega Pro è un passo importante, significativo per la squadra, per la città. E sono d'accordo io con Attilio quando dice e sostiene che in effetti il Catanzaro ha messo in preventivo degli acquisti importanti. Se non ci dovesse essere il Catania, io penso che il Catanzaro, diciamo, che avrà un'autostrada di fronte a sé, perché poi guardando quelle che sono, diciamo, le altre squadre che hanno tutti più o meno problemi, chi grossi, chi piccoli, chi grandi, allora penso che il Catanzaro insomma dirà sicuramente la sua nel prossimo campionato di Serie C, perché vedo una società concreta, una società solida economicamente, una società che quando decide di arrivare ad un obiettivo ci riesce sicuramente. Alessandro, infatti, proprio se il Catania dovesse essere fra le ripescate in Serie B, allora il Catanzaro al momento, per come sono gli acquisti sulla carta, dovrebbe essere quella che vince a mani basse il campionato. Senza ombra di dubbio, però parliamo di una squadra sulla carta. Sulla carta, al momento. Poi la carta è probabile che a maggio dica altro. Però c'è da dire comunque che i calciatori del Catanzaro, almeno al momento, sono calciatori di tutto rispetto. Sicuramente faranno altri interventi nei vari reparti, però c'è da dire, come diceva anche lo stesso Attilio, che la squadra è forte. Da battere. Assolutamente, per legarmi al discorso dell'amico, sicuramente gli elementi ufficiali che abbiamo raccontato, da Statella fino comunque a Bianchi, voglio dire, che sono i migliori difensori centrali della Serie C. Comunque, pochi calciatori a disposizione, però tutti calciatori anche di ottima qualità. Ripeto, gli ingredienti per far bene, secondo il mio modesto punto di vista, ci sono. Poi è chiaro che molto spesso squadre che poi hanno recitato un ruolo da grande protagonista sul mercato, poi il campo può dire altro. Però ripeto, noi possiamo giudicare per quelle che sono le premesse attuali. E sicuramente le premesse attuali sono molto più che positive. Con Franco, un piccolo passo indietro, perché c'erano dei rumors a cui abbiamo avuto anche conferma, non dagli stessi interessati, parlando proprio di giovanili. Abbiamo parlato ieri ovviamente questa notizia del ritorno di De Angelis, che potrebbe guidare la primavera del Cosenza.
Fra i responsabili dell'area tecnica a me era stato fatto un nome su tutti, anche quello di Silvio Zizza, che è uno dei papabili, diciamo, a questa carica. Insomma, potrebbe secondo te essere l'uomo giusto al posto giusto, anche perché Silvio arriva da un po' di esperienza importante con il Chievo. Con lui, sì. È stato, lo ricordo, della Vigar Lavenzi, sì. È stato ospite da noi qui tante volte, sì. A Teleuropa, è stato praticamente osservatore del, sì, Chievo Verona. C'ha una buona, anni, c'ha una buona esperienza, come del resto anche ce l'ha anche Donnarumma, che è stato, certo, ospite nostro, sì, l'amico, sì, Carmine, che salutiamo. Sì. Zizza è uno di quelli dei nomi che praticamente sono usciti fuori, così come Stefano De Angelis inizialmente come responsabile della primavera del Cosenza Calcio, ma anche delle minori. Poi si è fatto il nome di Pier Antonio Tortelli. È tutto un discorso, ancora, come dicevo prima, però deve avere concretezza. Deve avere perché concretezza, perché non dimentichiamo, Garattiglia, che quest'anno deve esserci anche la squadra femminile. Ecco, per quanto riguarda la squadra femminile, io so che c'è il presidente del CONI di Cosenza, l'amica Francesca Stancati, che dovrebbe praticamente dare una mano e interessarsi del discorso della squadra femminile, appunto, per il Cosenza Calcio in Serie B. No. Quindi ci sono tante squadre, scusami, chiudo, delle minori, quindi a giorni conosceremo il responsabile, sarà Zizza, non sarà Zizza, De Angelis, qualche altro, Tortelli, ho sentito anche il nome di Giovanni Paschetta, insomma, si sta muovendo, sì, sicuramente qualcosa, e da qui a 4-5 giorni dovremmo essere al corrente di tutto. No, è un'altra condizio sine qua non, ne parlavamo anche ieri con l'agente Andrea Leone, perché le vere plusvalenze poi si dimostrano essere i giovani, nel senso, i giovani, sì, il discorso retorico, sono il futuro del calcio, sono il futuro della società, ma guardando bilanci alla mano, ma bilanci non fittizi, bilanci veri, attenzione, le plusvalenze vere si costruiscono proprio con i giovani, cioè puntare sui giovani oggi non deve essere un qualcosa di scontato, deve essere un imperativo, deve essere non una forzatura, ma deve essere un qualcosa che la società sente. Quindi è chiaro che, andando a trovare il pelo nell'uovo, come ci siamo sempre soffermati nel dire, forse il Cosenza in questi anni è un po' mancato nella valorizzazione dei suoi giovani. Però ci sono dei calciatori che anche in questo momento possono far bene nel presente e nel futuro. Quindi è chiaro che bisogna sfruttare tutte le risorse possibili ed immaginabili per far emergere questi giovani. Che sia il prestito in una categoria minore o che sia una formazione primavera, bisogna costruire comunque, come diceva giustamente Franco, anche in questo senso, una formazione primavera di tutto rispetto, perché esporsi comunque a brutte figure sarebbe nocivo per chiunque. Vero. Quindi sarà anche questo un torneo da seguire con molta attenzione, perché, ripeto, la competitività anche nelle primavere è molto alta. Ma io penso che comunque Trinchera, Braglia abbiano fatto capire al presidente Guarascio che, come dicevano nel mio primo intervento, la Serie B è qualcosa di diverso. Insomma, hai fatto un salto di categoria, devi attrezzare una squadra all'altezza della situazione, perché il primo anno c'è il consolidamento, bisogna, insomma, salvare la squadra, si deve salvare, quindi l'obiettivo è la salvezza. È chiaro che poi l'assestamento, nessuno di noi si aspettava questo salto, diciamo, in Serie B, amico carissimo, così come Attilio, ne abbiamo parlato nella trasmissione durante il replay, poi c'è stato quel playoff alla grande, allora a quel punto siamo rimasti un po' spiazzati tutti, ma è chiaro che nel momento in cui prendi contezza della realtà devi fare una squadra all'altezza della situazione, proprio per evitare che, essendo il campionato di Serie B molto lungo e molto difficile, evitiamo chiaramente quello che potrebbe succedere se tu dovessi mantenere l'intelaiatura che è in questo momento. Così non sarà, perché lo stesso Braglia, l'abbiamo sentito nell'intervista, ha detto manca qualche giocatore di qualità, quindi, certo, il presidente, che è persona da bene, persona molto intelligente, manager intelligente, saprà cogliere a volo le parole di Braglia e sicuramente si muoverà nei prossimi giorni come conviene. Alessandro, parlando di giovani, di sinergie, potrebbe esserci anche una sinergia con il Rende, secondo te? Il Rende, che è una squadra comunque sta puntando ai giovani, ha scelto un allenatore giovane emergente come Francesco Modesto. Assolutamente sì, sono due realtà piuttosto vicine, abbiamo parlato pure negli scorsi mesi della possibilità della stessa sinergia tra Rende e Cosenza, poi magari è stata accantonata, adesso c'è la Serie B, il Rende in Serie C, potrebbe esserci anche una sinergia, perché no, anche di mercato. Certo. Attilio, ci sono novità per quanto riguarda le altre DC, possiamo dirlo, insomma, altre, ho parlato di Catanzaro, di Rende, Vibonese, anche, sì, Regina, perché anche queste, insomma, recideranno un ruolo da... Anche la Regina sta facendo una buona squadra, però, sì, con, sì, Cevoli. Sì, devo dire che la Regina sta muovendo discretamente bene rispetto all'anno scorso e sta muovendo meglio, poi naturalmente sarà il terreno di gioco a dire...
quello che avrà messo su il presidente Praticò insieme al nuovo allenatore Cevole. Però per quanto mi riguarda Tilo, la regione sta muovendo sono bene. Sono d'accordo. È vero? È chiaro che in questo senso l'opera di rifacimento, tra virgolette, della rosa con l'ingresso dei giovani, che anche qui abbiamo raccontato, da Pogliano, l'assist del Chievo con l'arrivo di Confente, con l'arrivo di Conson, con l'arrivo di Maritato, è una buona regina, è una regina che si candida, secondo me, come diceva anche Franco, credo possa diventare una mina vagante in questo campionato. Però è chiaro che l'intento su cui sta lavorando in questo senso la società è quello adesso di regalare un grande bomber. Sì. Il nome, il profilo che piace maggiormente, secondo quanto ci risulta, resta sempre Saraniti, che ha un ingaggio importante, su cui c'è il Potenza, è stato fatto un sondaggio per Ripa, così come è stato fatto per San Domenico, però la regina in questo senso si è presa un po' una fase di valutazione prima di sferrare gli attacchi decisivi per completare comunque una buona rosa. Sulla Vibonese, dopo l'arrivo di Scaccabarozzi, dopo l'arrivo comunque di molti calciatori dal Benevento e la conferma quasi totale del nucleo che ha permesso alla promozione dalla Serie D alla Serie C, ripeto, in arrivo prezioso, è arrivato Loffredo in maniera ufficiale, anche qui il nome di Ripa è da tenere in grande considerazione, sì, per l'attacco. Sul Rende, ieri abbiamo dato di una possibile doppia operazione con il Crotone, di un asset sempre ben consolidato e di una richiesta della formazione del presidente Coscarella di Borello e Giannotti, entrambi, sì, calciatori che si sono ben comportati in questi anni nella primavera del Crotone. Borello, bravo, reduce da un'avventura al Torino, non è stato riscattato, e anche Giannotti reduce comunque da un grande settore giovanile, ragazzo dalle grandi prospettive, dalla grande visione di gioco e dalla grande testa sulle spalle. Quindi il Rende dimostra di saper comunque guardare bene e di saper scegliere i giovani giusti. Ripeto, confermarsi e consolidarsi è un'impresa molto più complicata rispetto a quello di affermarsi, ma le idee che ci sono in casa Rende, soprattutto le idee di gioco, le idee alla base del progetto Modesto, sono ottime idee, questo sicuramente. Ad Alessandro volevo chiedere della Vibonese, che ha puntato, cioè, alla riconferma di Orlandi, quindi è una squadra che vuole anche questa, insomma, dire la sua nel campionato, magari essere l'outsider come lo è stato il Rende lo scorso anno. Assolutamente, anche l'allenatore ha dato prova di una grande conoscenza calcistica e non solo, ottenendo l'anno scorso, se non erro, oltre 25 risultati utili, vorrei dire, sì, una fesseria, però comunque ha dato prova di essere un ottimo allenatore. Il principio della continuità, nonostante la differenza comunque tra Serie D e Serie C, alla fine potrebbe essere un'ottima cosa. Ma poi c'è il presidente che ha promesso diciamo ai tifosi, alla tifoseria vibonese, che gli è stata sempre vicino anche l'anno scorso, sì, abbiamo ricordato tutto quello che è successo, eccetera eccetera, è esclusa ingiustamente, quindi diciamo che vuole regalare giocatori importanti. Io sono come dire, del parere che il presidente della Vibonese, Pippo Caffo, caro Attilio, farà le cose per bene, perché vuole mantenere la categoria. È anche poi un presidente ambizioso, è uno che, ripeto, vuole regalare grandi soddisfazioni ai tifosi rossoblu di Vibo. Con Attilio invece già abbiamo solo proprio pochissimi minuti prima di chiudere. Attilio, parliamo una piccola finestra sul calciomercato nazionale. Oggi la Gazzetta dello Sport si parla di Leonardo, quindi insomma, ieri l'abbiamo dato in anteprima. Sì, è già operativo, sì, da almeno due settimane. Le notizie del giorno sono che Antonio Conte intende andare alla battaglia con il Chelsea in maniera legale, quindi è chiaro che i tempi si dilungano, e in questo senso il Milan, nonostante tutto, sta valutando sempre con attenzione la posizione di Gattuso, che a meno di colpi di scena non rassegnerà alcun tipo di dimissione. Soprattutto l'Inter punta forte su Arturo Vidal, non sono previste emissioni, ma è previsto un nuovo contatto, soprattutto perché in questo senso possono uscire sia Vesino, che piace al Chelsea, ma anche un altro interesse forte da un club top secret in Premier League, e può uscire João Mario, per cui sarebbe pervenuta una proposta da almeno 20 milioni in prestito con obbligo di riscatto dal Betis Siviglia. Quindi l'Inter punta forte su Arturo Vidal per chiudere un centrocampo che sarebbe esplosivo sotto tutti i punti di vista, con Brozovic, eventualmente Nainggolan. Quindi sicuramente un Inter che si prenderebbe dei bei rischi. Parlava di Leonardo, Attilio, però io volevo dire, ho letto con attenzione la lettera di Massimiliano Mirabelli, che salutiamo, è stata fatta una lettera molto bene, veramente. Attilio, tu hai letto la lettera di Massimiliano Mirabelli, che praticamente ha parlato col cuore ai tifosi milanisti, e quindi
Besame. Chiaramente siamo proprio in chiusura. Siamo in chiusura. Ha parlato dei famosi 15 mesi che non sono stati facili, ma ha lavorato col cuore oltre che con la mente. Allora, grazie a Franco Segreto per essere stato con noi. Grazie ad Alessandro Artuso di 830.it. Grazie ad Attilio, che vi troveremo domani. A domani. A domani, grazie a Massimo Fino alla camera, Enzo Leonetti in regia e alla messa in onda Giuseppe Costanzo. A domani, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.